come la vedo io, questo è un paese che c'è sempre stato un po' di malavita, dal dopoguerra in avanti c'è sempre stato dei periodi un po' più, un po' meno turbolenti, anche con casi qualche eclatante che poi magari non sia mai stato chiarito. No? Poi i tempi sono passati, qualche volta era gente che veniva da fuori, qualche volta andavano fuori a creare qualche casino, sempre nei paesi intorno qua. E poi diciamo che verso 74, roba così, quando che veramente Felice Maniera ha cominciato a fare qualcosa come a rubare, rapinare, fare cose del genere, cioè della malavita vera e propria, pericolosissima, non ce n'erano più casini. Andando avanti però quei tempi la cosa si è fatta più seria perché, per come la vedo io, varie persone un po' si sono aggiunte, hanno cercato di arricchire, hanno cercato di fare, e là è nato dei bei casini, insomma. C'è stato un fatto eclatante che quasi nessuno ne parla più, a Rubano, con 3 morti su una tentata rapina, su una pellicceria. Però non è che si poteva definire malavita al Brenta, erano persone che si univano e andavano a fare dei reati. È vero che nel frattempo Maniero cresceva e si era dedicato alle rapine perché era tremendamente in gamba ed era la persona più sveglia che si è mai vista in giro a fare rapine, senza togliere niente a tanti altri, insomma. E allora la gente, insomma, quando vedeva che si guadagnava, in effetti è stato il primo che aveva 18 anni, avere un Dino Fiat sotto sedere, non era da tutti quanti avere una macchina del genere a quei tempi là, forse neanche appena maggiorenne. Poi è stato arrestato, ma non era gran conosciuto. Sì, era conosciuto qua su questi paesi, ma una volta arrestato, che era portato in carcere a Padova, là ha trovato poche persone che conosceva, però dei paesi e molto fidate, chissà perché ne è scaturita una rivolta, un po' perché avevano maltrattato qualche familiare, non si sa bene cosa avessero fatto, però qualcosa si sapeva, almeno io ne ero al corrente, ecco. Un po' per una cosa, un po' per l'altra, è partita una rivolta ed è finita a Pianosa. Secondo me è da là che parte il suo nome proprio, eclatante, in tutti i sensi. Poi ha cominciato a frequentare bar al paese suo. Lui già si conoscevano tutta la gente che viveva, insomma, di espedienti, perché anche il padre aveva un bar, aveva un zio che era stato delinquente, tutto insieme, insomma. Ci si conosceva, non c'è niente da fare. Poi si è cambiato bar, ristorante, c'è stato un po' quello che si può dire, fare del nome o in negativo o favorevole, come si possa dire. Insomma, alla fine questo bar ha cominciato a riempirsi di gente, qua intorno di tutti i paesi, qua intorno e anche qualche altra città che venivano o per trovarsi o per incontrarsi o per scambio, per cose. E poi, dopo le grandi rapine, una più grossa che si possa ricordare è quella del Monte dei Pegni di Mestre. E là è partito un bel po' di discorsi, insomma è cominciato a essere conosciuti dappertutto, si è cominciato a frequentare, Maniero gli piaceva giocare, andare al casinò, giocava al casinò, all'otto, al roulette, quello che gli piaceva di più. E poi insomma una sera è successo che non aveva più soldi, si è passati da Nabisca a Padova, c'era ancora di mezzo, c'era ancora al mondo un amico suo, nostro, e insomma siamo andati in questa bisca, considerata circolo, però era una bisca a tutti gli effetti, e gli hanno chiesto se voleva giocare una partita a poker perché non avevano tanti giocatori dentro che potessero giocare o alla roulette o al semaine de fer. E si è messo a fare una partita, però gli ha chiesto dei soldi in prestito perché aveva speso tutto al casinò. Questi arroganti hanno voluto un pegno da lui, un brillante che lui aveva al dito, un anello con un brillante. E lui ha detto sì, domani me lo vengo a prendere e ti do i soldi. Così è stato. Si è seduto, ha avuto sfortuna, ha perso. Il giorno dopo ha recuperato il suo anello, ha pagato e si è. Ed è passata una settimana, è arrivato un ragazzo a ridere, a scherzare, a prenderci in giro, ha detto: oh, sono tutti là che ridono, che vi hanno preso in giro, che ti hanno truffato. Come hanno truffato? Sì. Allora lui ha ascoltato con attenzione la cosa, gli ha detto: portami le notizie precise con quello che dicono e poi vediamo cosa si può fare.
ha avuto le notizie precise, un sabato sera si è partiti, si è andato là e i biscassieri hanno preso tante da diventare verdi e poi hanno portato i soldi. Poi si sono messi a farsi guardare le spalle da dei personaggi un po' ambigui, insomma si dice che fossero più vicini alle donne di strada che altro. Hanno cominciato a litigare, questi gli mangiavano i soldi finché sono andati a chiedere protezione a Milano, nessuno gliel'ha data, e allora sono decisi di venire da Maniero di nuovo. E là è cominciata la storia dei bischi. Poi dai bischi si è passati al Casinò a Venezia, qualche prepotenza, si è messo una tangente a giorno. Insomma, questi casini qua hanno cominciato ad alzare il tono, a Felice è cominciato a crescere di brutto. Però si andava avanti così, poi ho cominciato qualche omicidio perché è venuto l'omicidio Menin che non si sapeva bene per cosa, poi si scopre che avevano cominciato con della droga qua e là, e allora la cosa si è fatta un po' più seria, chi se lieva o andavi a fare le rapine e te ne stavi per i fatti propri oppure. Poi c'è stato forse un accordo con i milanesi, forse con i mafiosi, forse ben non saprei definirlo, comunque c'è stato un accordo con della gente di veramente malavita e si è cominciato a fare dei traffici, un po' si è cominciato a cercare in giro per fare dei traffici, allargarsi senza avere bisogno di queste persone che sapessero i propri fatti in maniera qua e si andava avanti. Poi insomma si era cresciuti abbastanza, bene o male che si fosse, si andava avanti. E poi sono venuti qualche altro omicidio, non so se era il regolamento dei conti, se era qualcuno che montava qualche tragedia dentro, che si è stata montata, qualcuno dice che chi speculava, chi rubava sulla cresta degli altri, degli amici, qua là. Ma ben chiara, non, insomma, ben chiara, forse era ben chiara, però pochi la sapevano. E poi c'è stata la rapina del De Ben che ha dato una svolta in negativo a tutto. Negativo, insomma, tra virgolette, perché da là poi si sono messi a dare la caccia a tutti i costi, a Chiappara Maniero e altri, finché si è andati latitanti, chi è andato latitanti, chi non è, insomma, chi più, chi meno. E là si sono cominciati a pensare ai sequestri, ai casini veri e propri. Allora sì, si può dire che c'è stato un salto, ma però che ci fosse già un'organizzazione, non c'era uno che ha detto dai, mettiamo in piedi, facciamo qualcosa di eclatante. Si è andati avanti, si è cominciati con i sequestri ed è stata un po' a rovina un po' di tante cose perché è venuto poi tutti addosso, tutti questi poliziotti, tutte le forze dell'ordine, è normale che succeda qualche cosa. Ed è stata a rovina un po' di tutto perché è stata la distruzione veramente della tranquillità, ma più che altro è stato col fatto della droga, che insomma bene o male non è che si voleva, però o l'accetti o se no entrano altre forze a fuori. Qua di stupidi non ce n'erano e hanno detto oh, qua non possiamo insomma, lasciare stare e fare così. Per cui un po' con i bischi, un po' col casinò, un po' poi si è cominciato questa droga, chi rapine, chi recitazioni, chi qua e chi là, c'era di tutto. E poi sono nati i sequestri e là è stata un po' di distruzione, però è stata quasi una scelta naturale perché chi ha fatto i sequestri poi alla fine sono trovati tutti dentro, chi sono rimasti sono continuati a trafficare in grande con l'aiuto di chi era dentro perché conoscevano i grossi trafficanti e vari, insomma c'è stato un insieme di cose e niente, poi si è andati avanti, sono successi i morti, morti per vendetta, morti per impiccano, insomma. O anche per imposizione c'è stato qualche morto che non doveva esserci. Massaro Sauna è stata una carognata grande, a Massaro Battistello uguale, era solo per far vedere agli altri che si era forti sulla sua zona del territorio, ma non si era forti, si era deboli perché non si sapeva chi aveva fatti, incuteva paura a poche persone oppure a quelle che servivano per continuare i traffici. Perché anche senza volerlo si aprivano traffici da tutte le parti e la gente veniva a chiedere di andare a noi a trafficare, a bancare. A Modena, i bischi a Modena sono stati presi perché quelli di Modena hanno chiesto a Sauna di andare là a cacciare chi c'era che creava un po' di casino a qualche nome grosso là che poi adesso non c'è neanche più. E
E così insomma si è allargata sta storia, ecco. Dopo, insomma. E bisca, diciamo, è stato Una l'input. cosa sulla, scusa. Sergio, ti sposto leggermente la sedia. Perfetto. Ma quanto contate? Quanti, diciamo, sodali, quanta gente eravate? Era una cosa compartimentata, cioè, nel senso. Per dire se si era tante persone è un po' un modo di dire che ognuno dice il suo. Ogni persona aveva chi 5 e chi 10 amici, però non è che si è messi tutti insieme, si possa dire erano 100, erano 500, erano 10 o erano 50. Di certo c'erano tante persone che a sua volta ci si conosceva un po', chi più e chi meno, però i gruppi più stretti erano quelli nati qua, proprio nel territorio, questi sì erano più radicati anche con qualche altro gruppo intorno ai paesi, spostandosi verso Mestre, Venezia, però non è che si può, secondo me non si può definire 100 o 500, poi la procura fa una lista, è normale che va a fare una lista che vuole sradicare determinate persone, poi ce ne sono anche che non c'entrano né con quel tipo di vita né con quell'altro, insomma, magari uno fa i furti, fa qua, però si trova coinvolto solo perché conosce persone che hanno fatto degli altri reati, magari più pesanti, tutto Comunque il controllo del territorio era molto forte a qua. Padova. Il controllo del territorio, senza voler imporre il controllo del territorio, era che si conosceva di tutti e si sapeva già subito se qualcuno veniva a creare casini, per cui che sia definito controllo del territorio, dipende chi, insomma, lo può No, dire, per lo dice. esempio le sventagliate alla caserma dei carabinieri. Ma là è stata più che altro la vendetta personale di qualcuno perché era stato preso di mira, per come me l'hanno detta, da un carabiniere proprio in particolare, se l'era preso legata forse quasi personalmente, allora questo ha detto, oh, se sto qua la deve smettere in qualche modo, mi deve lasciare in pace, non è che tanto io vado a fare chissà che casino. E allora, ma forse non è stata una bella cosa, lo sapevano già prima di farla che non era una gran bella cosa, però per far vedere che bisognava dimostrare, l'ha fatto fare. Poi sì, poi da qua ci si è cominciati a portare fuori, c'era chi preferiva andare, ci si andava spesso a Vano Terme perché era un posto tranquillo, chi andava là ci si comportava bene, nessuno gli creava problemi. Poi Abano era un po' pericolosetta perché là volevano solo i stranieri. Allora, essendo un po' che non volevano gente dei paesi intorno, soprattutto se additati di vita o comunque era, si è spostati un po' verso i colli, così, e si è finiti tutti in un periodo, un bel periodo, in un locale che si chiamava Don Pablo. E là davvero c'è stato, insomma, si può dire che ci siamo divertiti, casini non abbiamo mai fatti, non ne abbiamo mai subiti, c'è stato qualche minimo accenno, qualche minimo battibecco, subito. I clienti stessi non volevano casini, chi gestiva era persone intelligenti, furbe, intelligenti a gestire i clienti perché non creavano casini, li trattavano bene, non gli rubavano i soldi, non è che cercavano di approfittarne perché questi avevano dei soldi in più o meno da spendere. Si era molto rispettati e per cui la gente si andava ben volentieri. Poi per un battibecco di 2 persone qualcuno. Boh, hanno preso qualche botta, se ne sono scappati, poi si sono tagliati qualche goma, alla fine ha preso delle botte, sembrava tutto tranquillo, dopo un po' qualcuno ha voluto dar fuoco al locale più per punire chi andava che neanche i gestori, penso, perché non credo, poi non lo so come sia andato a finire. Momento, cioè, avevate un potere anche economico molto forte.
forte, per cui in quel momento la gente aveva soldi, macchine ce n'era, Felice si era appena preso un Ferrari blu, un Ferrarino là, qualche altro aveva un BB, chi altri Mercedes, c'è stato il periodo dei Mercedes, scapotabili, insomma, chi aveva poco aveva un Alfetta, ecco, un Alfa, insomma. E, però non è che la gente volesse far vedere più di quello che aveva, era un modo anche di vivere quello che si rischiava la vita, andare in giro a prendere i soldi e dopo, insomma, se non ti fai vedere un po' chi sei, non sei, insomma, e allora non fare niente, tu, per come la pensi, per come la vedo io, dopo. Il controllo del territorio era anche... Il controllo del territorio, secondo me, era normale, il modo che si viveva la vita diventava controllo, per come lo definiscono gli altri, tutto qua, però non è che si andava a sparare a fare, perché io non ho ricordo che si sia andato a sparare in giro per fare dei casini, per fare cosa, per farci vedere che si aveva un'arma, è proprio... Armi qua se ne sono viste poche, anche se c'erano, per carità, quando si sono fatti i reati le armi c'erano. Più avanti sì, dopo man mano che cresceva sta gente, un po' soldi, un po' qua, un po' là, poi con la guerra in Jugoslavia le armi non è che si andavano a cercarle, la te portavano qua senza tanto cercarle, ma tutti ne avevano tutti. Prima, controllo del territorio, anche non so, a seconda di locali che c'erano stati dei casi locali in cui degli incendi. Perché non erano capaci di gestirli loro, no? No, perché noi si andava per fare dei casini, noi andavamo a divertirci, spendavamo e pagavamo i soldi, non è che siamo. Solo che questi volevano stare o a destra o a sinistra. Siamo stati accusati di prendere i soldi, di andare a volere i soldi da Lola Lola, invece i soldi li prendeva qualche altra persona, che poi se lo sono scoperti i magistrati, i casini là. Lola Lola ha preso il fuoco solo perché loro hanno insegnati a fare i dispetti fra virgolette o non virgolette, erano prepotenze che venivano fatte da chi avrebbe dovuto dire non così o non colà, se sei fuori regola ti metto la multa e sai perdere. Allora là è stata proprio una vendetta di maniera in pratica, ecco, voluta e portata avanti. C'era una cosa simpatica, tornando un attimo indietro, questa una cosa che mi premeva, della professoressa di maniera, cioè nel senso... No, a scuola è sempre stato uno... molto sveglio fin dai primi tempi, era stato detto, una professoressa aveva detto, secondo me questo ragazzo qua per l'intelligenza che ha diventerà qualcuno, poi non è che la san tutti sta battuta qua, però c'è stata, poi qualcuno se l'è propagata, in qualche modo qualche altro l'aveva ripresa più avanti, perché ha detto in effetti come cervello, come testa è un personaggio, insomma. Maniero, dello schiaffo alla madre, c'è questo. Maniero era uno che come fantasia ne aveva da vendere, che poi la metteva in pratica, poteva risultare peggio della criminalità, perché io so per certo, per detto da qualcuno, che la madre di Maniero aveva preso uno schiaffo, ma lui non lo raccontava. Non lo raccontava, cercava di far cadere la colpa di quello che questa persona che gli aveva dato lo schiaffo, che ormai credo che si sa, è una cosa risaputa un po' a tutti, e farla cadere sulle risse che qualche amico suo di vita qua in giro aveva litigato con questo ragazzone, insomma, che era un po', era fisicamente forte, mi si dice, fortissimo, mi si era detto. E poi era anche uno che aveva già fatto dei bei reati con degli altri personaggi, che si è venuto a sapere dopo in pratica. Allora, non lo so, forse per arroganza, forse per farci vedere che neanche lui aveva paura di nessuno, o forse proprio per stupidità ha messo le mani in faccia a sembrare la madre di lui. E là gli amici suoi hanno cominciato a stargli lontano, perché hanno detto te hai fatto una cosa che la paghi, e lui dimostrava, voleva far vedere che non aveva paura di nessuno.
Però ci sono state persone che hanno cominciato a cercare di avvicinare Maniero per mediare la cosa, che insomma, per non arrivare a dove si è arrivato, che poi l'hanno fatto sparire. Ci sono stati alcuni omicidi, appunto. Da alcuni omicidi si vede che non c'è, che Maniera non ha ordinato, infatti da voi questo non è che possiamo, cioè, Non lo so. non tutto è stato sempre chiarito. Cioè, No, lui è se fosse vero che lui non ha fatto ammassare Sana, che invece per me, ma sarà un mio pensiero, lui l'ha usato a scopo suo, a modo suo, per impaurire la gente, però ha fatto ammassare Battistello che era un suo persona che se aveva bisogno era il primo in testa a dargli una mano. Invece lui, per far vedere che in caso avessero fatto casini, lui non avrebbe risparmiato nessuno. Ma non era così, lui guardava molto più a se stesso, quello che era intorno. Era attento anche a che intorno succedessero cose che potevano nuocere a lui. Però questi due qua poteva risparmiarseli. Battistello l'ha tirato via di mezzo perché fisicamente era uno valido, di carattere era valido, di esperienza era valido, e di personalità era validissimo, e lui avrebbe sempre ascoltato i più grandi di lui con esperienze di più. Poi se l'ha fatto così perché si dice che questo Battistello qua in paese una volta gli abbia detto al cugino, insomma, abbia avuto un battibecco, lo abbia come rimproverato. Allora, con questa storia, ci voleva poco, stando dentro in galera con la mente di Maniero, a ricamargli una morte sicura. Però io non so quanto lui sia addentrato con quelli, con questi casalesi, perché là c'è sempre Aspetta, stato un allora po' di crica. ti rifaccio la domanda, poi parti con la risposta precisa. E poi c'era stato un collegamento di Maniero con i fidanzati. Ecco, volevo capire un attimino questi collegamenti con le mafie tradizionali. Ma sì, ha conosciuto i fidanzati perché qualcuno ha cercato in tutti i modi di loro di avvicinarlo, un po' perché aveva qua un cognato, un parente, sto fidanzati che era, insomma, si può dire, voleva entrare in mezzo a tutte le storie anche che non le sapeva, senza sapere che Felice aveva già contatto con questo fidanzati, con quello più vecchio. Allora già da là c'era già questa crescita. Poi Giuliano si sono conosciuti lui e qualche altro in carcere. Si dice che Felice fosse un grande amico, che fosse stato un pupillo in tutti i sensi di Michele Zaza, qualcuno mi ha detto così. Poi, la verità non so perché io non ce l'ho mai chiesta, ma secondo me c'è stato qualcosa anche di più, perché Maniero è stato portato anche al cospetto di Francoppola. Francoppola era il padrino dei mafiosi, quello che si dice dai libri, dalle cose, perché io queste cose non è che ho parlato. E insomma, quando ti portano a conoscere certa gente, anche se non hai a che fare con cose, poi la voce si ripercuote, la gente prima di parlare o dire certe cose ci pensa, tutto qua, insomma. Però lui, contatti con certi personaggi, sembra che li abbia avuti. Ha avuto i contatti anche con qualche altro mafioso, che forse a livello, forse non ricordo il nome, ma sempre dei fidanzati. Siamo fuga, una delle cose più Niente.
niente, in maniera quando era in carcere la prima cosa che guardava, guardava al di là del muro, voleva scappare sempre da qualunque cosa. E la prima volta che l'hanno portato in un posto chiuso era in collegio, è arrivato a casa prima lui che il padre che l'aveva portato. Cioè, si dice così, però è stato Siena qualche giorno. E per cui anche andava, quando l'hanno portato in galera, lui era sempre là che guardava il modo di andarsene. Aveva fatto, che aveva messo in moto a Vicenza per evadere, alla fine, quando lui non aveva i suoi amici di paesi vicino, era più dura per lui a riuscire a realizzare quello che doveva fare, sia per la fiducia, sia perché ci si conosceva, bastava poche cose per essere chiari o per fare quello che si doveva fare. E a Vicenza aveva messo in piedi che se ne andava anche da là, se non avesse avuto a che fare prima con persone che si sono date a fare per portare avanti un discorso, quando si riusciva a ottenerlo, questa persona si è fatta scoprire da una guardia solo perché gli faceva troppe domande, insomma, ecco. Poi quando è arrivato a Padova il discorso era diverso, perché stranamente o non stranamente è finito nella stessa sessione di tutti. E là qualcuno gli ha detto, se arrivavi qua prima senza essere straconosciuto così, si poteva farti uscire vestito da infermiere o da guardia carceraria, si poteva vedere di trovare una soluzione così senza fare tanti casini. E lui da quel momento là ha cominciato a pensare di uscire. E provando e riprovando, senza tanto allargare i discorsi, si era riusciti a mettere in moto. Tant'è vero che l'unico, non l'unico del sud, ma quasi l'unico del sud che sapeva che ci stava preparando un'evasione, appena va un processo in Puglia da quelle parti, lo confida a una persona che va direttamente al maresciallo a dirgli, guarda che a Padova vogliono scappare. E noi dicevamo, ma scusa, ma se lo sappiamo solo noi, ma come cavolo fanno a dire queste cose? Qualcosa c'è. Allora abbiamo chiuso il cerchio e lo sapevano solo tre persone. E poi pian piano si è messo in moto, sembrava impossibile, invece si è fatto all'inverso, perché se guardi sempre di non fare uscire una cosa e non guardi che uno può entrare dentro e tirartela fuori, alla fine è successo così. E infatti pian piano si è messo in moto un discorso, una cosa che alla fine si è riuscito. Tutto qua. Dopo l'attesa, cioè anzi. Prima, no? Sì, ci sono delle cose che fanno quasi da ridere a chi lo racconti, ma se ci pensi bene, sono piccoli particolari non far cadere cose. Insomma, nell'attesa che aspetti che vengano una sera, sei già vestito, sei sotto la coperta, tieni i braccia sotto per non far vedere alla guardia che fa il giro, come mai c'ha la camicia addosso, c'ha la giacca, il giubbetto, tutte cose così, però sono cose furbe. Particolari, non fare rumore con la cinta per non far capire come uno si mette la cinta dei pantaloni, una guardia può pensare o si sta impiccando o si sta mettendo i pantaloni, ma alle 2-3 di notte, una cosa insomma che devi stare con gli occhi aperti. E poi dopo le attese, insomma, chi ha partecipato all'evasione può dire insomma che ha partecipato a una cosa che non è facile neanche raccontare, non solo farla, perché tutti si pensava che dopo un quarto d'ora, dopo le 4 o un quarto d'ora si arrivavano su alle celle, ma non era così. Ci hanno perso un sacco di tempo per fare delle cose che pian piano hanno dovuto sistemare, come fermare degli agenti, metterli in modo che non potevano essere contro. E poi il rumore delle chiavi sui cancelli è stato grande, al momento che hanno aperto un portone di un corridoio si è capito che erano arrivati dentro, e allora là si è saltati in piedi e non so, hanno aperto le celle e chi doveva uscire è uscito. Ma là, chi ha fatto... Non mi ricordo il posto, ma era una località vicino a Roma. Ma sai che non mi veniva in mente da tanto? Ma sta filmando? Tu l'hai mai conosciuto, Franco? No, ha conosciuto solo lui, perché l'hanno portato, credi che l'abbia portato là? L'avranno portato i fidanzati, di voi che l'abbiano portato? Mi ha detto solo una volta... Voi casalesi? Ah. No, fidanzati? No, sì.
Mi ha detto una battuta una volta, che, senza spiegare i nomi che c'erano sull'aereo, ha detto sono andato a parlarmi con delle persone e l'aereo stava precipitando. Non ti dico quanto bene avrebbe fatto cosa c'eravamo dentro. Ma chi è? Dall'evasione? Dalla sera, cioè nel senso... Quando sono entrati? Ci stava dicendo che il rumore che ha sentito, il rumore dei cancelli, no? Sì, sono entrati in corridoio e allora siamo stati tutti in piedi. E tutti, chi doveva uscire, insomma, quelli che ha aperto un po' di celle e tutti nel corridoio. Allora c'è stato un momento che si attendeva che entrassero, ormai si pensava che non entravano più, che ormai erano le 4:30 passate. Invece tutto un momento abbiamo sentito dei rumori che aprivano dei portoni e sono entrati dentro un gruppo proprio vestiti da assalto, chi con le pettorine dei carabinieri, chi con il berretto, con le pistole infilate nella cinta. Si è capito che c'era qualcosa di molto brutto, tanto è vero che la gente dalle celle non aveva neanche coraggio di guardare fuori, eccetto chi sapeva che insomma, quello che era in atto. Si è preso e in pochissimo tempo si è preso la via di scendere in ascensore, perché ce n'erano due, uno era stato bloccato in alto da un agente che voleva avere l'ascensore a disposizione per andare su e giù alla sera, di notte, da solo, quando voleva fare i suoi giri, insomma. Poi si è scesi con l'ascensore, si è usciti, abbiamo trovato un personaggio che sembrava il commissario già là fuori, con una pistola in mano, una borsa, una specie di impermeabile, poteva sembrare un cappotto, ma sembrava un personaggio da film quasi, che ha cominciato a dire venite, venite di qua. Allora si era capito che faceva parte del comando e siamo usciti verso la porta. La porta era stata bloccata con una furbata che è dura da riuscirci, insomma, che avevano messo una calamita per tenere bloccato il gancio che chiudeva il cancello, per non stare là a girare la chiave, per non mettere una persona con la chiave. Sembra impossibile, però è andata così. Si è attraversato quel poco di vuoto senza che la guardia se ne accorgesse, senza dare motivo che c'era del casino. Si è entrati in un luogo dove già avevano legato delle guardie. Si è attraversato senza toccare nessuno, perché non si voleva sfiorare nessuno. E si è usciti, saliti in macchina, abbiamo fatto due giri su destra, abbiamo fatto un giro, poi abbiamo visto una macchina con delle luci blu, potevano essere polizia o carabinieri, che andavano un po' su una strada un po' alta, ma non è che si pensava che avevano già scoperto. Abbiamo attraversato qualche strada e si è infilati sotto un tunnel senso contrario, siamo arrivati in un locale che si chiamava Antico Guerriero e siamo stati là tutto il giorno. Però a un certo punto uno che era là, quel pugliese che quando andava a processi raccontava la storia, è scappato, ha avuto paura perché aveva già creato dei casini in giro per i carceri, non so cosa avesse fatto, non si sapeva al momento. E allora là aveva messo in pericolo tutto quello che era stato fatto. Solo che, essendo che era di colore più il marocchino lui che i marocchini, l'hanno scambiato proprio per un nordafricano che fosse in giro per sbaglio a fare qualche reato. E poi si è aspettato sera e poi ci siamo divisi, chi è andato in montagna, chi è venuto al paese, e ci siamo divisi, ci siamo persi così. Comunque è stata un'azione questa... Ma secondo me... assurdo, alla fine eravate sempre vicini comunque al carcere. Sì, l'antico guerriero era a 4 minuti di macchina, 3, 4, 5, trovando un po' di traffico. Per assurdo, se nessuno sa dove sei, il tempo che ti serve, più rimani fermo, te lo insegno. Cioè, erano stati quanti posti di blocco? Sì, ma se ne sono accorti dopo un'ora, due, per come era andata bene la cosa, per carità, e anche per come era stata studiata nei minimi particolari, perché non era una cosa buttata là.
si sapeva che si era sotto controllo, si sapeva di quelle cose che è impossibile sapere, no, impossibile, era l'esperienza del carcere. Poi certi agenti, credendo di fare i furbi o credendo di farci soffrire, ci tiravano giù dal letto per portarci a processo qualche ora prima. Per che cosa? Per essere più comodi loro. Era invece i momenti che noi vedevamo più di tutto, porte aperte, quelle chiuse, dove c'erano certe cose da evitare. Poi una mattina ci siamo trovati con due elicotteri sopra e un paio di persone, compreso Maniero, sono stati messi dentro il Ducato, non si blindati, perché avevano paura che fossero attaccati i blindati per liberare le persone. Insomma, tutte accortezze che facevano sì che svegliavano altre cose. Tutto qua. E Maniero in quei momenti lì com'era? Cioè, niente, Maniero in quei momenti... Niente, si restava più normali possibile, si cercava sempre di sorridere nei tribunali, nei processi, in carcere, nei passeggi, si stava sempre mai seri, mai, non ci doveva essere sguardi trucci, seri, ridere, scherzare, giocare a pallone se si poteva, quello che si poteva fare, tutto qua. Non bisognava dargli modo di capire o di pensare che era vero quello che gli avevano detto, che si stava tentando di scappare, tutto qua. Ma è la sera proprio... La notte in cui siete scappati, a parte c'era una piccola Santa Barbara in macchina, cioè nel senso... Sì, normale, sì, si erano procurati armi pesanti, poi qualcuno aveva anche qualche altra arma che avrebbe fermato un furgone di quelli blindati, però era più per far vedere che non si stava scherzando, che neanche... Cioè bisognava far capire che non dovevano provare a reagire, perché se no succedeva il macello. Questo forse, dopo forse non succedeva niente, poi non lo so, però è andata così. Valutiamo sul secondo. Molto vicino a qualche poliziotto. Ah, per sentito, particolare. Per sentito dire, per dire sì. Io l'ho conosciuto persona scaltra, furba, intelligente per i fatti suoi, lo conoscevo come cambista del casinò, dopo non lo so perché aveva certe idee, aveva portato delle idee che ci aveva fatto un po' sobbalzare, prima le avevamo... Siamo separati dall'antico guerriero, siamo andati in una parte su al Cimon, dopo Piovene Rocchette era su in montagna, siamo stati in una parte di giorni e altre persone sono venute giù per la campagna, non so adesso dove sono andati, presumo Camporongo, in giro per qualche paese. Dopo un po', tramite Ortes, ci ha fatto riunire a Campolongo Maggiore. Era il 29 giugno, tant'è vero che poi tutto ciò che è stato detto sui telefoni un giorno l'abbiamo letto sui giornali, non ho mai capito come fosse successo quella cosa, però è successo. Ed era vero, era il 29 giugno, saranno state le 11 mezzanotte di sera, eravamo in pieno Campolongo Maggiore, in centro proprio appena fuori del paese, insomma vicino al Brenta. Tant'è vero che vedevamo e macchine della DIA passare sulla strada sterata di ghiaia, ci chiedeva ma come fanno a essere qua? Ed erano proprio la DIA, due macchine grosse, potevano essere tipo Lancia Delta, quelle che avevano sequestrato i narcotraffici, mi sembra. Comunque ci siamo messi d'accordo, ci siamo divisi per avere dei compiti, chi doveva andare, chi in Turchia, chi in Argentina, chi in Sud America per fare dei traffici di cocaina, di droga, insomma. Poi alla fine ci si è rotti un po' e ci siamo persi. Ci siamo persi e abbiamo risolto, non mi ricordo qua.
No, quell'altra cosa che mi avevi chiesto. No, tu rimaresti pensando? No. Oggi no, oggi. A rifare la vita che ho fatto? No, 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 ma non è possibile. Cioè, se uno proprio vuole fare la vita, può fare il truffa se vuole fare una cosa senza dare fastidio, senza essere... Ma non puoi metterti a fare delinquente, non che io... Non è che sì, posso anche essere imputato di reati di sangue, anche se non ne ho mai fatti, però perché in qualche modo sono stato vicino a tante persone che bene o male, insomma, qualcosa ho sempre saputo di queste cose. Quando le sai, se sei al corrente, vuol dire che qualcosa ci hai fatto parte, ecco. Però non si può manco pensarla di rifare una vita del genere, in nessun se senso. Tu, un giovane di 20 anni ti chiedesse... No, no, non mi deve proprio chiedere una cosa, non esiste che neanche fare la domanda. Deve andare a scuola, a lavorare, deve andare a giocare a pallone, basta. Può fare una vita così. Non c'è crimine che paga, secondo me. Non c'è, non c'è. Sembrava che i sequestri davano miliardi a tutti. Davano solo delle botte di anni di galera che non finivano più la vita. La droga è uguale e tutti gli altri reati sono uguali. Tutti, tutti. Qualunque reato, perché alla fine, il giorno d'oggi, gli unici che credono di non pagare i reati sono questi stranieri che vengono qua con queste droghe, con queste droghette, ma perché lo Stato li lascia fare, altrimenti se le vuole togliere di torno, fa come ha fatto con noi, insomma. Tutto qua. La vostra è stata una storia... Come la definiresti la vostra storia? Non lo so, non me lo sono mai chiesto, non me lo sono mai reso conto. Forse me ne sono reso conto adesso che sto finendo tutto, che ho quasi finito, basta. Cioè, con gli anni.